come sta, signorina? Ma io sto bene, sto bene. Giorgia! Giorgia! Chi è? Giorgia! Oddio, amore, stai bene? Amore, stai bene? Ti sei fatto nulla? No, ti sei fatto... Io mi hai fatto prendere un infarto, mi hai fatto prendere. Ma cosa è successo? La signorina stava cucinando quando si sono alzate delle fiamme. Si sono alzate le fiamme? Sì. Ma, amore, ma io quante volte te l'ho detto non cucinare, non cucinare? Ma che cucini a fare? Cioè, sei bravissima, per carità, ma che cucini a fare? Non c'è bisogno. Devo fare la torta, l'ho fatta la torta, quella con la composta di frutta, il miele, la pasta di mandorle, solo che volevo fare il flambé. E con il whisky... Ma che si fa? Ho fatto un sacco di fiamme, non sapevo cosa fare. Ma c'è, ma col flambé per forza, amore, ma... Sono flambé tutte, amore. Tutta flambata, oddio, guardati qua come sei flambata. Ma ti sei fatta nulla, non ti sei fatta niente? No, però anche la torta si è salvata almeno. No! Sì. No! Si è salvata la torta! Che si è salvata la torta? Oddio, sì. No, per dire, dico... Guardala, che bella che è. Amore... Almeno ne puoi mangiare anche una fetta stasera. Esatto, volevo chiederti, posso fare un bel gesto? Quale? Questi signori. Questi signori così bravi e solerti nel venirti a dare una mano, nel venirti a soccorrere, sono loro che meritano di mangiare questa torta. Io gliela darei a loro, anzi, se mi permettete, ecco, prendi questo, grazie, è il nostro pensiero. Non possiamo accettare, non voglio sentire, no, non voglio sentire. No, possono accettare, la prego di accettare questa torta perché noi vogliamo assolutamente che siate voi a mangiarla, così ci penserete, capito? Se ne dia metà. Ma che metà? Me la dovete tenere tutti. Faccio fatevi carico, cioè siate felici di questo oggi. Grazie. Grazie della vostra disponibilità e della vostra gentilezza. Ringrazio Giorgia, grazie. Davvero grazie. Grazie. La porta è da quella parte, conoscete la strada. Grazie ancora, eh. Grazie. Grazie ancora. Grazie, prego, prego. Su, si affretti che la torta... Arrivederci alla prossima! No, anche alla prossima, non ce ne sarà una prossima, non ci sarà una... Giorgia, ho dimenticato il telefonino. Oddio. Potrei leggerle gli sms. Non si fa, Emilio, non si fa, non si leggono gli sms. Bravo, vattene. Però se ne leggessi uno... Uno soltanto, che sarà mai? Ma glielo leggo, uno solo, eh? SMS ricevuti. Ci vediamo domani alle 9, Franco. Franco. Chi è sto Franco? Vabbè, ci può stare che uno ci vediamo domani alle 9, Franco. Non si leggono gli altri, Emilio, un altro solo che sarà mai, uno, e vabbè, però so due, e vabbè, però ne letto uno, anche se leggi il secondo, ormai. Mm-hmm. Vieni più presto che puoi. Marco. Vieni più presto che puoi, Marco. Vabbè, non ne leggo più, eh? Li leggo tutti. Sì, molto bene. Più una, un po'. Così, ecco, verso la macchina. Perfetto così. Va bene? Sì, un attimo. Sì, signorina, scusi. Venga un po' più verso la macchina. Permette? Sì. Grazie. Oh, vorrei che lei fosse un po' più con l'acqua. Perfetto così. Più con una cosa lassù. Emilio, vieni fuori. Che c'è? Mino, vieni qua. Che cosa state facendo? Niente, stiamo facendo dei gadget per i clienti e quindi il calendario dell'anno prossimo. Mercificando in questo modo il corpo femminile? Che paroloni, amore. Vergogna. D'altronde queste sono le cose che piacciono ai clienti, non a tutti gli uomini, ai clienti, perciò... Mi spieghi che cosa c'entra una donna con un'automobile? No, che non amore, a parte il fatto che non c'entro assolutamente nulla io, sono i pubblicitari che hanno pensato... a questa campagna pubblicitaria e hanno la stanno mettendo in pratica. Ma a te è piaciuta? La signorina? L'idea, cretino. Ah, l'idea? No, io l'ho dovuta subire, essendo il capo delle vendite. Comunque, Giorgia, dai, non facciamo i bacchettoni perché siamo nel secondo millennio, il terzo millennio, per cui che male c'è ad accostare ad una bella macchina un bel corpo? Io non ci trovo nulla di male, davvero. Non ci trovi nulla di male? Io assolutamente. Tu ci trovi qualcosa di male?
Non c'è nulla di male. Ma non c'è nulla di male. Oh. Certamente. No, mi fa piacere che tu lo dica, perché io solitamente sono io a fare questi discorsi che sono un po' retrogradi e tu mi hai sempre rimproverato di questo fatto. Tu sei un po' retrogrado perché solitamente le faccio io le scenate di gelosia, mentre ho un pizzico d'orgoglio anche nell'osservare che sei tu questa volta a fare a me questi discorsi di gelosia. Poi nell'ambito della mia concessionaria. Fiorine? No, Giorgia, per piacere, no, Giorgia, cosa stai facendo? Rilassati, per piacere. Ragazzi, circolare, andate a lavorare da un'altra parte. Giorgia, cosa scatti tu? Abbi pazienza. No, Giorgia, rivestiti, per piacere. Abbi pazienza. Ma no, no, questo, ecco, non si può fare. Non c'era nulla di male. Ho capito, se lo fa la signorina, non tu. Il calendario? No, quest'anno niente calendari, portachiavi. Dispiace. Ho davvero bisogno di te. Ti aspetto anche tardi. Pasquale, Pisi. Pisi, no, Pisi, ma che cosa stai facendo? Sono 10 giorni che ti cerco. Che cosa devo fare? Suicidarmi. Oddio, ma allora sono io che mi devo suicidare adesso. Pisi, io non ti facevo così. Non pensavo che avessi una vita doppia, tripla. Una vita quadrupla. Scusi. Chi è? Ho finito. L'idraulico. Ho finito, ho aggiustato il coso, posso andare? Va bene, vada. Senti, devo ritirare il telefono, posso? Il telefono. Perché questo telefono è suo? Sì, è mio. Che colore è? Eccolo, siccome a me si è rotto, me l'ha dato mia moglie, il colore da donna, diciamo. E perché sta qua, scusi? E l'ho messo a caricare, gliel'ho detto. È suo questo telefono? Sì. Lei non ha idea! Lei è un santo, lei è un salvafamiglie, lei non ha idea! Che bella serata. Oh, guarda, si vede casa nostra. La vedi? Mm-hmm. Pisi, cosa c'è? È una giornata no. Come mai? Perché mi sento un po' inutile, non ho un lavoro fisso. Ma ci sono io, no? Sì, vabbè, però vorrei fare veramente qualcosa di più concreto. Tipo? Che ne so, magari andare a vivere in Bangladesh ad aiutare chi ha bisogno. E io a chi le vendo le auto in Bangladesh? Ma scherzavo. Dai, amore, passerà. Tutti noi abbiamo dei momenti così. E comunque ricorda, non è tanto importante quanto costa qualcosa, quanto lo sconto che avrai. Ma che c'entra? Per dire che ognuno di noi ha una sua buona stella. Oh, guarda, una stella cadente. Ecco, quella era la mia buona stella. È caduta lì tra la casa dei Zanetti e il cassonetto della spazzatura. Che tristezza. Giorgia, tu non stai bene e io sto cadendo. Anche tu leggi il codice da Vinci. Incredibile. Tutti a leggere il codice da Vinci. Perché tu l'hai letto? Sì. E allora ci sei cascato anche tu? No, un momento, io l'ho letto perché sono un appassionato dei Templari e ho dovuto leggerlo perché è proprio una materia che ho approfondito. Ma va? La coperta. Scusa. E quindi sai se questo libro dice la verità? Assolutamente no, è ovvio che non la dice. Sì, non ci siamo con i riferimenti storici, le epoche. Ma va? Scherzi, per non parlare poi di questa figura che Leonardo da Vinci mi avrebbe coperto in questo suo affresco che è l'Ultima Cena, di questo personaggio che avrebbe dovuto essere tra il Cristo e il discepolo Giovanni. La Madonna. Lascia stare. Buonanotte, amore. No, perché aspetta, chi era? Giorgia, ci sono delle rivelazioni che io non credo tu sia pronta per ricevere. Perché? Non mi chiedere perché, a volte è meglio non sapere. Beh, cosa c'è di così terribile? Giorgia, ci sono delle rivelazioni che possono fare tanto male, davvero tanto male, per cui non insistere.
Chiaro? Emilio, Emilio, non mi importa se non sono pronta, non mi importa. Se è una cosa così terribile, io devo sapere. Giorgia. Giorgia, te ne pentirai. Te ne pentirai. Mi dirai, ma perché me l'hai detto? La tua vita non sarà più la stessa. Emilio, non me ne frega niente, sono incosciente, va bene? Io ho bisogno di sapere, non riesco a vivere altrimenti. Va bene, te lo dico, ma tu mi giuri? Che non ce l'avrai con me. Giuro che non ce l'avrò con te. Giura solennemente che non urlerai e non mi picchierai. Giuro che non urlerò e non ti picchierò. Va bene, te lo dico, ma l'hai scelto tu. Lo hai deciso tu, Giorgia? Sono pronta. La parola Cristo con quale lettera inizia? Con la C. Quanti erano a cena quella sera? 12 apostoli più Cristo, 13. Esatto. Okay. Quanti erano gli evangelisti? 4. 13. Meno 4 evangelisti? 9. Bravo. Molto bene. 9. Inizia per C e 9 lettere. Tra Cristo e il discepolo Giovanni c'è il? Giorgia, c'è il? C'è il... Il? Che... Il cameriere. Il cameriere? Per le ordinazioni. Hai giurato solennemente che non mi avresti picchiato e non avresti urlato. Buonanotte. Le cuscinate, non te le ho giurate di non darle. Vai, lo sento, dai, che sei quello vincente, dai! Ma porca miseriaccia, porca, no! Ma non ho ancora vinto, dammi, dai un altro, ti prego. No, amore, dai, devo andare. Dai, l'ultimo, amore, ti prego, dai. Allora, yes! The queen of the quotation! Oh, yes! Ma no, ma stra porca miseria, ma no, ma caspita, me ne dai un altro, ti no, prego. No, basta, amore, hai detto prima che era l'ultimo, dai. L'ultimo, e giuro, ogni volta lo sento, è lui, sento 20esimo. Che è lui. Perfetto, 20, perfetto. Guarda, cifra tonda, non è a caso. Quello, dai, che sento, quello vincente, che fa? No, ma caspita, anche questo, però su, dai, me ne dai un altro, No, basta. L'ultimo del carnet è questo. Non me frega niente che è l'ultimo. L'ultimo, lo finisci. Non mi interessa se è l'ultimo, abbiamo già presi 20. Dai, scusa, come stai, però? No, amore, va ogni volta, è sempre l'ultimo, quant'è? 110 euro. No, abbiamo preso solo i grattini. No, sì, ma dico 10 euro per i gratta e vinci e 100 per rifare il bancone. Guarda qua, grattation. No! Ma con che forza hai grattato? È la foga del... Ma quale foga, amore? Te la do io la foga. 110 euro, adesso si rifà pure il bancone. Ste, 110. Prego, salve. Sì. Mi dà un gratta e vinci. Ecco qua, l'ultimo del carnet, proprio l'ultimo. L'ultimo, ultimissimo. Ho vinto! No! Ho vinto! Ma no, ma dai, era mio quello! Che gridi a fare? Ma l'ha vinto! Ho capito! Quanto... Ah, un lingottino, ha vinto un lingottino. Che tradotto... 100.000. Cosa hai vinto? Ha vinto un lingottino. Cos'è il lingottino? E sono quei gadget, quelli dentro un lingotto, un po' più come coperto, con il lingottino in testa. E i gadget, Giorgia, un gadget. Vabbè, basta, finito, sei divertita? Rivederci, tante un cose. Un lingottino. Aspetta un attimo.
Allora, proprio non volete rimanere? No, non possiamo, dobbiamo lavorare. Io però volevo chiederti una cosa, Giorgia. Mi daresti la ricetta? Guarda, mi sono anche preparata la carta e penna. La ricetta di quella pasta con cozze e vongole che abbiamo mangiato quella sera. Buonissima! Sì! Ti ricordi? Sì. Certo. Allora, si prende la cipolla. Aglio. Sì. Si soffrigge nel burro, olio nell'olio, a fuoco lento, forte. Sì. Fortissimo, forte. Poi a un certo punto ci aggiungi le cozze, le vongole, i peperoncini, odorini, e poi una manciata di paprika, così, semolo, sì. Giorgia, e poi basta, è finita. Ok, allora credo di aver segnato tutto. Dunque, cipolla, aglio, burro, olio, cozze, vongole, paprika, peperoncini, odorini e prezzemolo. Basta, finite. Perfetto, allora andiamo. Allora noi ce ne andiamo. Okay. Ciao. Ciao, buona serata. Ciao. Grazie, ciao. Poi vi sappiamo dire come va bene. Ciao. Non siete la strada. Grazie. Che matti. Che carini. L'hai visto per amore? L'avevi fatta tu quella pasta con cozze e vongole, poi mi sono ricordata anche la ricetta. Uh-huh. Chissà che cosa ci diranno domani. Ci diranno... Che buona! No, proprio... E basta! No! Questo. Che ce la passo questa volta la pratica? Amore, io ho acceso un cero da 30 kg a Santa Rita, protettrice degli automobilisti. Mamma mia, Emilio, no, dai, però, gli amuleti, i ceri, i santini. Guarda che è la superstizione che porta sfortuna. Sì, ma com'è che a me i gatti neri non mi attraversano mai? Perché sanno che gli stiri, amore mio, nel quartiere si è sparsa la voce anche tra i gatti. Guarda che tutti sanno che a guidare tu sei proprio... Sta arrivando! Buongiorno, ingegner Golarsa. Sì. No, qua, salve, sì, sono qua. Poggia testa, io sono Giorgia. Salve. Bene, vada. Sì. Vado? Sì. L'ingegnere ha detto che puoi andare, le ho insegnato io, ingegnere, proprio tutto quello che sa gliel'ho insegnato io. Ma chi è che parla? Ingegnere, segua la voce, dietro. Ecco qua! Vedrà come brava Giorgia! Sì, vedrà, parole grosse. Sì. Adesso piano. Sì. Mi raccomando, dia la precedenza all'ape carro. Quale carro? Un cassonetto della spazzatura. Dai la precedenza al cassonetto. Qui a costi, qui a destra. Qua. Sì, dove c'è il paracarro? Lì. Sì. Un bambino. Vabbè. Che accostiamo ugualmente, uguale. Fatto. Sì. Allora. Va bene, come è stata brava, Quindi? Stata... Sì, guardi, io non ho notato niente di negativo. Dai, sì. Davvero? Senza negativo, è stata brava. Brava. Beh, adesso io vado, sì. Che devo riempire dei moduli, ecco. Bene. Ma sicuramente, guardi, lei per me è veramente a posto. Ok. Bocciata! A mai più rivederla! Ecco! Ma dopo ben pieno l'ho preso! Ma tu proprio vicino al palo dovevi parcheggiare! Ma che ne so io, me l'ha detto lui! A ma se lui parcheggio. Ti avesse detto di parcheggiare anche vicino a un burrone non se ne sarebbe accorto! Adesso col rapporto che fa non passi l'esame! No, però gli devo chiedere scusa, Cioè, magari pensa che l'ho fatta apposta! Giorgia! Sì! No! No! Ci arriva il marciapiede? Prima del cimitero? Ecco, come al solito ho lasciato la finestra aperta. No, il rubinetto aperto. Il dentifricio aperto! Si è seccato il dentifricio. Giorgia! Il dentifricio. Allora, quante volte io ho detto che le cose bisogna chiuderle? Chiuderle, la finestra aperta, il rubinetto aperto con l'acqua aperta, il dentifricio aperto, che si è seccato? Si è seccato il dentifricio! Le cose bisogna? Chiuderle! Sì, amore, sì, ma lo diciamo mille volte, però tu non lo fai, lasci tutto aperto. Non c'è bisogno di urlare e di arrabbiarsi. Hai perfettamente ragione, sono d'accordo con te. Oh, ti chiedo scusa, però le cose bisogna chiuderle. Non voglio gridare, voglio che tu chiuda le cose. Va bene. Allora, le chiudiamo. Mi prendi in giro? No. Certo, bisogna chiuderle, le chiudiamo. Ok, a proposito, mi chiederesti la zip per favore? Però adesso non è che bisogna prendere proprio alla lettera quello che dico,
No, nel senso che c'è alcune cose. Alcune cose possono anche rimanere aperte, voglio dire, senza. Ecco. Grazie. Oh, adesso sono ben chiuse. Sì. Sai cosa mi piace di te? Cosa? Che sei coerente. Sei tutto un pazzo. Grazie. Io vado alla festa con Marica. Sì, torna presto, spezzata di gambe. Già, grazie. Ciao, amore. Dammi il dentificio. Le lasciamo aperte o chiuse? Amore, aperte tutta la vita. Amore. Guarda qui. Incredibile questo libro, la storia di un uomo che ha viaggiato in giro per il mondo alla ricerca di se stesso. Pazzesco. E ci sono anche gli indirizzi di alberghi e ristoranti? Cosa stai dicendo? Non hai detto che ha viaggiato per il mondo? Sì, Emilio, ha viaggiato in giro per il mondo e ha scritto un libro, ma è un romanzo, non è una guida turistica. E che ne so io, tu adesso l'hai tirato fuori, adesso lo vedo. Aspetta, ma secondo te uno che viaggia in giro per il mondo a piedi alla ricerca di se stesso poi scrive, come dire, una guida turistica sugli alberghi e ristoranti? Ma che ne sai tu? L'hai letto? Metti che questo, oltre a trovare se stesso, decide di prendere un appunto su alberghi e ristoranti e noi ne approfittiamo per le vacanze. Giorgia! Può essere anche più utile. Madonna mia. Mi gira tutta la testa, non hai idea. Certo, amore, ieri sera hai preso una ciucca bestiale, hai bevuto moltissimo. Eh sì. Caspita, non mi ricordo nulla di quello che è successo ieri sera. E tu ogni volta che bevi poi non ti ricordi nulla di quello che succede il giorno prima. Tanto adesso devi soltanto riposare, quindi adesso spengo la luce. Ma che riposare? Adesso arriva mamma, mi devo alzare. Ma quale mamma? Mica viene più. Tua madre non viene più, Giorgio. Come non viene più? Perché? Scusa, tu ti ricordi che è successo stanotte? Nulla. Niente. Proprio sicura? Nulla, niente, zero, totale. Oh, perciò, mo te lo dico io. A un certo punto mi hai detto, chiama mamma e digli di non venire più. Per cui io l'ho dovuto chiamare. Io ti ho detto di chiamare mamma? No, tu me l'hai detto due volte addirittura, perché la prima volta quando mi hai detto di chiamare tua madre, io dicevo, ma no, perché tua madre non deve venire a fare le vacanze con noi? Io non volevo chiamarla, capito? E tu invece insistevi, no, chiamala, anzi, chiama pure tua madre e dille di non venire. E io dicevo, no, mia madre già non deve venire, allora chiama solo tua madre. Per dire che c'è stato. Mi rimbomba tutto in testa, io non mi ricordo nulla. Io perciò te lo dico io. Ma io non posso averti detto una cosa del genere, se Giorgio, me l'hai detto, forse nello stato di. Nello stato di ubriachezza, esatto, addirittura. Io l'ho dovuto fare, io non lo volevo, non volevo chiamare tua madre, tu mi hai costretto a farlo. Senti questo verso, Emilio, senti. Non amo che le rose che non colsi. Bello, eh? Mm-hmm. Mm-hmm. Cioè, non sai dire nient'altro che mm-hmm. Perché? Che cosa devo dire? Bello. Mm-hmm. Emilio, il verso poetico è capace di guardarti dentro, di interrogarti sul senso delle cose. Il poeta è un uomo capace di fermare il tempo in una parola sola e di porti domande fondamentali sull'esistenza. Emilio, poniti qualche domanda. Cioè, se al poeta gli piace tanto, perché non l'ha colta la rosa? Oh, ecco. E voilà. Scurali bene. Sì. Ah, senti, prima di condirne, puoi mettere un piatto da parte per Lucio, per favore? Perché? Perché non metto il formaggio. Come mai? Ha un'allergia strana, per cui anche solo una piccola quantità gli fa venire bolle, macchie, cose di questo genere. Assurdo. Certo, questi tuoi ex fidanzati tutti strani, eh. Dai, vabbè, su. Lascia qua. Condisci tu? Sì, sì, okay. Tranquilla. Io porto il vino di là intanto, sì. Ragazzi, quasi pronto, si mangia. Purtroppo è caduto, un po' di formaggio è caduto. Eccomi qua. Ok, questo è il piatto, sì, di Lucio? Sì, quello senza, grazie, formaggio. Grazie, sì. Arrivo, perfetto, sì. Voilà, orecchiette, ecco, pronte. Tutto.